a tutti, io sono Luca. Io sono Fabio. Siamo qui da Baseline dal 2009, se non capite un basso. Non facciamo per voi. Le prospettive non vi ingannano, quella effettivamente è una testata molto piccola. Ecco. Non è che ho il faccione io. È una Trace Elliott, sì. Come si capiva dal colore verde alla quale sono ritornate. Vi ricordate negli anni 90 quando c'era vedevi solo verde in giro? Ecco, ecco la verde. Sono tornati, ragazzi. E sono tornati con questa testata micro. Che però picchia che abbiamo piuttosto. Attaccato a una 6x10. Una 6x10 perché volevamo sentire come che suonava per benino. Allora, questa è la Elf. Sì. Come vedete, una testata che pesa una tonnia di niente. Vedete, è molto molto piccola. Mm-hmm. Cioè è grande un po' più della mia mano, sì. Se no ve la mettete, come dimostra efficacemente la modella scelta da Trace Elliott, ve la mettete nella saccoccia. Pensavo fossi tu nella foto, pantaloni. Invece no. Ai noi no, purtroppo no. Non era, troppo no, okay. C'ho qualche taglia in più. E allora, che cosa abbiamo? È una testata ovviamente molto molto semplice, 200 watt su 4 ohm, 130 su 8, chissà perché 130, però è. Gain, basse, medie, alte, volume. Quel che serve. Quel che serve. Uscita cuffia, perché la potete usare anche come amplificatore da cuffia. Molto semplice. Fantastico. E suona come, boh, lo sentiamo, sentiamo. Adesso. Sentiamo un pochino. Stiamo usando ovviamente uno Spector NS94, Nectrue, Made in USA. Perché è verde. Perché è verde. Ci stava sì, bene. Sì, sì. I più attenti di voi lo conosceranno già. E sentiamo un pochino come suona qui Vai, sopra. Vai, sentiamo. Cosa viene fuori? Fa ridere. Suona bene, fa ridere. Fa ridere. Allora, è ovvio che non ci si può aspettare dei volumi strappabudella perché però, sono 200 suona, suona. Però suona parecchio, suona bene, il timbro è molto molto buono. Mi ricorda secondo me abbastanza. Questa farà da grande competitor alla MB200 della Gallien Kruger. Ah, adesso faccio la pubblicità comparativa, arriva il garante, il garante di qualcosa che ci dirà no, non potete farlo. Però è vero, diciamo che rientra in quel segmento di micro testate nella quale la MB200 finora era vincitrice assoluta, spadroneggiava come Diego Battantuono nella famosa canzone Io sono un tipo violento, spatroneccio. Ora invece no, è arrivato... lei o spadroneggerà, chi lo sa. Vediamo, diciamo che lei come un altro personaggio di quei film anni 80 si butta nella mischia e vediamo chi ne uscirà vivo. C'è da dire una cosa, sì, che dimmi. Con questo basso e con quella cassa è facile che è abbastanza bene. Facile, poi è anche tutto grosso, così. Secondo me dobbiamo cercare di qualcosa di diverso. Possiamo vedere, sì. Fare di più? Sì, possiamo o fare di meno. Più. O di meno, o facciamo di meno, guarda. Allora, vabbè, facciamo un po' di meno. Cosa mi proponi? Tiè, proviamolo con questo. Ok, va bene. Allora, questo per chi non lo sapesse è uno Stelton, non mi ricordo più il codice, PB06, un basso 7 ottavi, quindi è ancora un po' più piccolo del 30 pollici. Così almeno, perché sennò... Sì, hai ragione, piccolo su piccolo. Piccolo su piccolo. Rosso e verde non si può vedere, no, con abbinamento. Però sentiamo un pochino come suona. Possiamo questo dipingere. È un mini precision. No, lo dipingi te, io non metto mano a niente di pitture. Vediamo cosa viene fuori. Potremmo anche aumentare un po' il volume perché lo Spector è molto attivo, questo è molto passivo. Vai. Suona comunque, funziona bene. Pensate che roba. Potreste avere una robina così mini basso. Custode, mini basso, la mini testata e andare in un mini locale a fare dei mini concerti. Fate ciao, buonasera. E vi pagano però tantissimo. Perché fantastico. Questo è il futuro. Pensavo che vi pagassero delle mini
No. Con dei mini soldi, non lo so. No, se no non sarebbe divertente. Esatto. Questo con le, quei 5 5. Ma 5, secondo 5. Me possiamo fare di più. No. Secondo me possiamo fare no. di più, Luca. No, Claudio, non me lo puoi dire questa cosa perché io non ci credo che possiamo fare di più. Secondo non me è... possiamo rimpicciolirci ancora. Non è di possibile. Più. Sì. No. Lo si può fare. No, non giocare a fare Dio. Non possiamo. Possiamo, possiamo. Prova questo. Noi. Facciamo, vediamo se questo qua è ancora più piccolo. Ciao, tieni te. Che tanto qua. Sì, però se mi dai il cavo. No. Mi sei esigente. Lo so, hai ragione. Allora, questo qua, per i non conoscitori, è una new entry. È una new entry. Questo è. Si chiama Big Island il marchio. Questo si chiama Bass Uke. Scritto sì. Bass Uke. Sostanzialmente, allora, è un ukulele bass, vedete che la scala è sempre molto ridotta, 20 pollici e mezzo, riporta il sito, siamo attorno ai 21, quindi arrotondiamo a 21. Questo però è una bella sorpresa, monta delle corde fatte appositamente dai nostri amici di Dogal. Che salutiamo. Che salutiamo, ciao, ciao. Ragazzi. E, le quali sono state fatte appositamente per suonare bene con questo strumento. Hanno... una, a differenza delle corde normali, per il strumento a scala molto corta, una, un diametro assolutamente normale, poco più grande di una muta a quattro corde, e suonano molto bene. Sentiamo. Sentiamo però come suonano qui sopra. Micro su micro, ci micro. Siamo miniaturizzati. Esatto. Ovviamente c'è un po' di ronzio perché è un single coil, quindi... Fai molto ridere. Sì, lo so, ma non per il basso. No, in generale. Vediamolo, lo so. Ok, così. Ok, mi piace l'esperimento. La cosa più bella è suonare un micro basso con una micro testata su una 6x10. La prossima volta attacchiamo la 4x12 di Saturnino. Saturnino, grazie Saturnino che salutiamo, ci segue, speriamo. Sì, sì, sì. E tu, è bellissimo questa cosa, mi piace. Dopo essere andati in grosso ci rimpiccioliamo. Ma... questo non... è il setup perfetto. Questo è il setup assolutamente perfetto per andare in giro. Ormai stiamo miniaturizzando e avendo dei risultati bellissimi. Esatto. Fateci sapere però se anche voi siete del nostro parere. Intanto, quale dei tre bassi vi è piaciuto di più? Ma soprattutto, che cosa ne dite della nuova Elf? Cosa dite della nuova Elf on the Shelf? In questo caso Elf on the Cabinet of the Bass. Piccola, verde, vi piace? Non vi piace? Sì. Tutta bella gnocca. Dai, bella resistente. Fateci sapere se già l'avete provata, se siete venuti qui in negozio a provarla, se vi piace, se non vi piace. Lasciateci un commento, lasciateci un like e fate share sul video. Esatto. E spargete per il mondo la voce dell'elfo. E miniaturizziamo. Miniaturizzate tutti. Tutto. Cliccate sul linkino, troverete il link ovviamente alla testata. Magari lo mettiamo anche ai bassi. Ma sì. Ma sì, dai. Così potrete acquistarli dall'e-commerce. E questo oltretutto è molto molto economica. Sì. È un segmento davvero... quindi il prezzo lo cliccate sopra, non ce lo chiedete. Quanto costa? Non lo so, non ve lo dico. Andate a quel paese, ecco. E quindi la potete ricevere a casa vostra senza neanche alzare un dito. Il pacchetto è pure piccolo, meglio di così non sappiamo cosa fare. Perfetto. Ci vediamo in negozio per provarla. Oh, e yeah. Grazie mille a tutti, a presto. Ciao. Riaccendiamo. No, è vero, c'è passato il volume.